Ciao a tutti, allora, innanzitutto vi chiedo scusa se sono un po' assente sul canale in questo periodo, ma è un periodo un po' particolare, però ci tenevo appunto a fare questo video velocissimo per mostrarvi un set di pennelli della Sigma. È un video che ormai ho già rimandato molte Allora, il volte. set di pennelli da viaggio che vi arriva in questo carinissimo sacchettino lilla, molto molto carino. E insieme a questo set mi arriva da parte un altro sacchettino più piccino che contiene un altro pennello sempre da viaggio. Ed è questo qui che può essere utilizzato sia per l'applicazione della cipria che per l'applicazione del fondotinta liquido. Infatti l'ho provato per il fondotinta e devo dire che mi sono trovata benissimo. Consente un'applicazione anche più veloce rispetto al pennello quello tradizionale da fondotinta. E niente, allora il set vi arriva naturalmente con un opuscolo informativo in cui ci sono mostrati tutti i pennelli e relativi usi. E poi c'è questa cartolina che sono appunto le istruzioni per il lavaggio. Non c'è scritto niente di nuovo, nel senso che sappiamo tutte che bisogna lavarli con dei saponi delicati oppure con dei shampoo per bambini, quindi. Allora, faccio una carrellata veloce di questi pennelli. Per vederli in modo più dettagliato, vi lascerò il link qui nel box informazioni dell'articolo che ho dedicato a questi pennelli. Allora, innanzitutto abbiamo il pennello più grande, sia da cipria che da terra, morbidissimo, sono tutti morbidissimi. Questo qui angolato per il blush. Questo qui classico da fondotinta che non ho ancora provato. Questo qui per applicazione dell'ombretto. Questo qui a penna, che è stupendo, consente un'applicazione davvero molto molto precisa. Poi c'è il mio preferito, cioè questo da sfumatura, che sfuma benissimo. Anche una frana come me è riuscita a sfumare benissimo con questo pennello. E infine questo da correttore. Allora, dovete sapere che io in genere per il contorno occhi non uso mai il pennello da correttore perché è una zona troppo delicata. Però in effetti questo pennello è così morbido che ho voluto utilizzarlo anche per il contorno occhi e devo dire che è davvero perfetto. Allora, che dire, li ho già lavati, non hanno perso nessun pelo, finalmente ho potuto constatare la qualità di questi pennelli, è davvero ottima, l'ho potuta constatare grazie alla Sigma che mi ha mandato questo set in prova e diciamo che io mi trovo benissimo anche con i set di pennelli della Froline e della Royal, però devo anche ammettere che se li paragoniamo a questi, sicuramente quelli perdono qualche punticino, è normale. Diciamo che se siete alle prime armi con il make-up, assolutamente vi consiglierei un set economico, quindi quello della Froline va benissimo, di qualsiasi altra ditta. Ma se avete bisogno di un set di pennelli un tantino più professionale, assolutamente vi consiglio quelli della Certo, Sigma. vendono i pennelli anche singolarmente, quindi se ad esempio vi serve un pennello da sfumatura, assolutamente io fossi in voi un pensierino sulla Sigma. Lo farei volentieri. E questo set da viaggio comunque costa all'incirca 49 dollari. Lo so, non è pochissimo, ma purtroppo, come ho detto, a volte la qualità si fa pagare. E niente, se avete domande sono a vostra disposizione, vi mando un bacio, ciao ciao!